Buonasera da Cucina Bievolutiva. Oggi prepariamo un piatto crudista adattissimo anche per i neofiti del crudismo, perché di certo successo nella riuscita data la sua semplicità. Le linguine al pesto. Per quanto riguarda l'attrezzatura ci occorre una fetta verdure specifico per tagli particolari, quindi a spaghetto, a linguina, fettuccina, come questi che vedete. Ce ne sono di vari tipi in commercio. E facoltativo, se volete scaldare le linguine, un set per la cottura a bagnomaria, cottura che nel caso della cucina crudista non è una cottura, scalderemo semplicemente le linguine a una temperatura inferiore ai 42 gradi. Ed infine un pelapatate. Per quanto riguarda gli ingredienti, una decina di zucchine campane, il pesto alla genovese crudista, per la cui ricetta vi rimandiamo al link che trovate sotto le info di questo video, pesto fatto con il parmigiano pecorino raw, che vi segnaliamo egualmente sotto le info del video. Noi l'abbiamo rifatto con qualche variante, evitando il pepe nel parmigiano pecorino e l'aglio. Se proprio non volete rinunciare all'aglio, che effettivamente è un ingrediente importante nel pesto alla genovese, potete utilizzare quello essiccato, che è più digeribile. Priviamo le zucchine delle parti terminali e poi togliamo anche la buccia con l'ausilio del pelapatate. E ora che abbiamo privato le zucchine della buccia, possiamo procedere al taglio a linguina. Abbiamo scelto la lama specifica per le linguine. Non tutti gli attrezzi per fare questi tagli particolari l'hanno in dotazione. Noi abbiamo preso questo perché appunto la prevedeva. In alternativa a questo utensile potete usare, ve lo facciamo vedere al volo, un semplicissimo comune pelapatate. Potete fare delle fettuccine continuando praticamente a pelare la zucchina. Ora che sono pronte le linguine, possiamo, ma è una procedura assolutamente facoltativa, scaldarle appena appena a bagnomaria. Quindi mettiamo il coperchio, abbiamo messo nel tegamino un po' d'acqua. Non è proprio un bagnomaria, così è un metodo un po' ruspante, però insomma l'importante è non superare i 42 gradi. Accendiamo la fiamma bassissima. Abbiamo messo le linguine scondite perché il pesto alla genovese non va scaldato, sarebbe un vero peccato. Se usate però altri tipi di condimenti per preparare questa pasta cruda, potete benissimo riscaldare il piatto di pasta con il suo sughetto di condimento. Questo tipo di procedura è una procedura che aiuta molto, soprattutto chi è agli inizi del suo percorso verso il crudismo, per non perdere quel tepore al quale è abituato. Questa procedura, ricordiamo, non va assolutamente a inficiare quelle che sono le proprietà nutritive, in questo caso delle zucchine. Ci vuole veramente pochissimo tempo e cerchiamo di stare attenti, soprattutto ai primi tempi, a non superare la temperatura indicata, che, ripetiamo, è quella di 42 gradi. La massima tolleranza arriva in certi casi fino a 45, se si usa soprattutto questo metodo. Talvolta può essere difficile essere così precisi, magari ci si aiuta con un termometro avvicinato al piatto, in qualche modo. Poi si farà tutto occhio perché verrà molto naturale e i tempi si impareranno subito. Una volta che le linguine hanno finito di scaldare, possiamo versarle in un contenitore capiente e condirle con il pesto. Amalgamiamo bene. Noi vi stiamo facendo vedere la preparazione di una singola porzione a titolo esemplificativo, ma le porzioni sono per 4 persone. Ecco, ora che abbiamo mescolato per bene le linguine al condimento, siamo pronti per la presentazione. Le linguine al pesto alla genovese sono pronte. Una piccola confidenza: quando interrompo i miei periodi di fruttarianesimo, il primo piatto a cui penso è proprio questo. Rientra nei miei piatti preferiti e spero che lo possiate apprezzare anche voi. Buona cucina bievolutiva a tutti e alla prossima video ricetta.